Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono due gli approfondimenti che abbiamo scelto questa settimana. Il primo tema è estremamente importante perché è stata approvata la proposta di risoluzione contro le aggressioni al personale sanitario. L'atto è passato a maggioranza. E poi si parla di un libro, Presidente di tutti, Giovanni Matteoli racconta i 9 anni al Colle di un grande italiano, ovvero Giorgio Napolitano. Il primo tema riguarda quindi la sanità. È stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di risoluzione in merito alle azioni di contrasto al fenomeno delle aggressioni nei confronti degli esercenti e le professioni sanitarie e sociosanitarie. L'atto, presentato su iniziativa della Commissione Sanità, ha ricevuto 23 voti favorevoli, quelli del Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Merito e Lealtà, 11 i voti contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Illustrare la proposta è stato il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, che ha ricordato l'importante lavoro svolto proprio dalla Commissione. Questa risoluzione non è un atto nato così, ma nasce da una duplice audizione che noi abbiamo fatto prima a maggio 2023 e poi a settembre 2024 proprio con le aziende e con gli operatori per verificare cosa era stato fatto in quest'arco temporale. E dall'audizione dei direttori di tutti i soggetti sono venute fuori alcune indicazioni precise, perché poi questo tema è un tema che si presta o a propaganda politica o a analisi concreta. E nell'analisi concreta le misure da fare e che sono in corso di implementazione sono, dal lato della Regione, l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni. La parte infrastrutturale, la Regione ha da una parte dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza, e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e stanno già implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possa mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva, e si spende qualche milione d'euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema. Però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemica, diciamo la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, che non può essere fatto se non dalle forze delle polizia. Un vigilante non può impedire a una persona, anche se l'avesse agitata, di entrare in un presidio sanitario, lo può fare un poliziotto. E allora chiediamo che vengano fatti su tutta la Regione Toscana quegli accordi che in alcune zone, penso alla prefettura di Pisa, ha fatto in maniera egregia, venga fatto su tutto il territorio, per cui il governo insieme ai rappresentanti territoriali e questori stabiliscano quali sono le forze dell'ordine che possono garantire questa, che è una competenza statale. Noi non chiediamo allo Stato di fare cose della Regione, chiediamo allo Stato di fare quel pezzo che è loro. E poi c'è il tema della tutela legale degli operatori. Quando uno ha subito violenza deve avere un'assistenza legale. Su questo in Toscana c'è una situazione molto eterogenea, chiediamo che si dia il massimo di tutela legale anche per la costituzione di parte civile nei processi per gli operatori sociosanitari della nostra regione, e chiediamo che questo venga omogeneizzato. Un tema di grandissima attualità: chi opera nel sistema sanitario merita tutta la tutela, tutto il rispetto e tutto il sostegno da parte delle istituzioni. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del flagrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata, perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori, che devono essere
tutelati, devono essere anche garantiti, ma devono essere anche messi in sistema, messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Per questo serve una collaborazione organica con le forze dell'ordine, servono dei presidi specifici a favore di questi interventi, perché possano essere tutelati tutti gli operatori, in particolar modo quelli che operano nei pronti soccorsi, dove l'accesso è più libero, ma anche quelli dei reparti, e a partire anche dai reparti ospedalieri ovviamente, ma anche dalla medicina territoriale, e anche tutti coloro, un tema di grandissima attualità, come per esempio gli infermieri di famiglia o gli operatori sociosanitari che operano a domicilio delle persone. Servono dei meccanismi di tutela nuovi, servono risorse, elementi di garanzia, perché questo elemento di salvaguardia del personale sanitario venga preso in carico da tutte le istituzioni. Una proposta di risoluzione che non ci convince, principalmente perché non abbiamo coscienza e consapevolezza di come siano stati, e se soprattutto siano stati ad oggi, mappati gli ospedali toscani. Non sappiamo quali sono gli ospedali più critici, le aree più critiche, i reparti più critici, gli orari e i giorni più critici in cui dover chiedere, e noi non ci siamo mai nascosti dietro a questo, lo abbiamo fatto su tantissime tematiche, lo faremo anche dopo nella prosecuzione del Consiglio sul settore moda, chiedere aiuto al governo, perché noi riteniamo che anche il governo debba fare la propria parte, però quando si chiede aiuto al governo dobbiamo anche dare delle linee di indirizzo chiare. Si chiede aiuto al governo per siglare degli accordi con la polizia e con tutte le forze dell'ordine, per quali ospedali non lo sappiamo, in quali orari e non lo sappiamo, per quante risorse e non lo sappiamo. Hanno detto di aver stanziato, e ci sono, più di 2 milioni per le telecamere, non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere. Hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo, c'è un'analisi più completa e più complessa che il Consiglio regionale deve fare su un tema delicato come quello, partendo sicuramente dalla vicinanza a tutti quei medici e infermieri che purtroppo hanno subito delle aggressioni, ma dobbiamo andare oltre. Noi non ci siamo nascosti dietro al contributo che il Governo nazionale deve dare, ma sicuramente ci deve essere una chiarezza da parte della Regione su quale strada vuole intraprendere su questo settore. Occorre una mappatura di quali sono i poli ospedalieri esposti, quali i reparti esposti, quali i giorni della settimana e le fasce orarie maggiormente esposte. Partendo da lì possiamo chiedere e di declinare la presenza delle forze di sicurezza. Quindi è chiaro che nei reparti più esposti, nelle fasce orarie più esposte, possiamo chiedere e pretendere la presenza delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. A mio giudizio, il venerdì e il sabato sera in 4, 5, 6 pronto soccorsi in Toscana particolarmente. In altri possiamo avere la presenza della polizia privata con altre regole di ingaggio, i buttafuori nelle discoteche, gli agenti di sicurezza davanti alle gioiellerie hanno regole di ingaggio differenti, e noi possiamo chiedere e pretendere all'interno di un quadro normativo che è dato che ci siano regole di ingaggio differenti nei pronto soccorsi. La videosorveglianza H24, ma se non si parte da lì è difficile chiedere la presenza di polizia e carabinieri. Non è pensabile di mettere polizia e carabinieri, non servirebbe tra l'altro per fortuna, in tutti gli ospedali della Toscana 7 giorni su 7 H24. Pensiamo che la maggioranza non abbia avuto un atteggiamento serio, non si è presentato l'assessore regionale alla sanità su un tema come questo che affligge il nostro personale sanitario, quello più generoso, quello che nonostante tutto continua a lavorare nei pronto soccorso, quello che nonostante tutto fa le notti il venerdì e il sabato nei pronto soccorso. Ci voleva anche una presenza dell'assessore Pezzini, l'assessore della sanità, se non altro per esprimere solidarietà. Quello che noi assistiamo oggi nelle aggressioni ai sanitari, e non riguarda soltanto la Toscana ma tutto il territorio nazionale,
a mio avviso è frutto di problemi diversi, non solo problemi legati alla sanità, ma a un disagio sociale evidente che si manifesta di fronte alle più piccole e gravi anche difficoltà nella reazione violenta, spesso imprevedibile, verso i nostri operatori sanitari, che hanno perso di autorevolezza, ma il continuo scontro fra istituzioni non porta a un buon esempio, soprattutto anche verso questi cittadini che hanno magari meno strumenti culturali. Quindi noi dovremmo essere i primi a collaborare con il governo, perché la sanità non è solo competenza della regione ma anche del governo, e l'interesse collettivo dovrebbe essere superiore alla politica di partito. Ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. La figura di Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica dal 2006 fino al 2015, quando rassegnò le dimissioni dopo essere stato rieletto nel 2013, è al centro del libro di Giovanni Matteoli, Presidente di Tutti, edito dal Mulino, è stato presentato al Palazzo del Pegaso. L'autore è stato proprio in quei 9 anni uno dei più stretti collaboratori di Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano è stato il primo presidente del mio impegno nelle istituzioni, per me è un punto di riferimento per la sua capacità di saper guidare il paese nei momenti più difficili, in grado sempre di ascoltare, un presidente popolare vicino alla gente, un presidente in grado di decidere nei momenti di difficoltà del nostro paese e di indicare qual era la strada a tutti noi da seguire. Giorgio Napolitano è stato un europeista convinto, e noi abbiamo bisogno di più Europa in un tempo così difficile. Giorgio Napolitano ha avuto la capacità di riportare il paese fuori da condizioni economiche molto difficili. È stato per me, anche nei miei ricordi personali, perché ho avuto l'onore, insomma, di poterlo conoscere, frequentare, imparare tanto anche da lui, un vero riformista. Da sempre è stato un sostenitore della necessità di modernizzare il nostro paese, un sostenitore delle riforme e soprattutto delle riforme costituzionali. Si è speso anche pubblicamente, anche nell'ultima fase da senatore a vita, per sostenere le riforme costituzionali, e anche lui, diciamo, presidente Napolitano, non ha mai fatto mistero della delusione, del dispiacere quando poi il referendum bocciò quelle riforme che erano un po' per lui anche l'ultima occasione di vedere l'impegno di una vita sulle riforme magari a ottenere un risultato concreto. Ho lavorato per 9 anni, tutti gli anni in cui Napolitano è stato presidente al Quirinale, ha stretto contatto con lui in giornate anche dure e impegnative, e prendere parte al suo progetto e alla sua azione di presidente che cercava di superare appartenenze di parte e svolgere un'azione di rappresentante vero dell'unità nazionale. Giorgio Napolitano è stato una delle figure più insigni della vita politica repubblicana per le sue grandi qualità di statista, voglio dirlo con grande chiarezza, perché ha sempre avuto la capacità, pur appartenendo a una parte politica e non disconoscendo mai questa appartenenza, di farsi carico, specialmente in momenti difficili della storia del nostro paese, degli interessi generali. Ha sempre avuto un grande senso delle istituzioni e delle esigenze principali della nostra nazione, e questo lo ha reso davvero un presidente capace di rappresentare tutti al di là delle appartenenze politiche. E si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Per gli aggiornamenti, le delucidazioni, gli approfondimenti c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio e vi aspetto tra 7 giorni sempre qua Dentro il Consiglio.